è bella anche qui in basso, grazie. Sei rimasto dopo aver fatto. Eh? Come dici? Sì, a me è meglio te. Bella. Questo bello ma qui? Qui un secondo perché? Che bella qui? Qui un secondo per save. Questo è bella il fotografo save. Centro siamo con ci manca la foto con la parte del bambino. Sì, facciamo insieme. Sì, possiamo fare una foto con Giovanni. Va bene? Giovanni è in macchina. È in macchina. Perché si è andato di là, ve lo recupero e lo facciamo dopo. Possiamo fare quelle due macchine al volo? È vero, c'era pure lei nel film. Nel film c'era pure lei. Vai, video salutone. Vai con video salutone. Piano, piano. Vai. Vai da molti anni e sono ambasciatrice per l'Italia. Abbiamo fatto questo viaggio importante, un'esperienza unica. Stasera magari racconterò qualcosa di questa esperienza che ha tenuto in realtà... Cos'è che l'ha più colpita? La prima cosa che ho chiesto prima di arrivare lì, ero molto spaventata, anche preoccupata, non è facile andare in un campo profughi, tra l'altro così grande, sono 100.000 persone, sono 100.000, non sono 100.000 numeri, sono persone, sono storie. È un paesaggio lunare, bianco, biblico, l'aria era rarefatta e ci sono tanti, tanti, tanti bambini di tutte le età. Sono entrata in una di queste tende, sono stata negli asili creati da Save the Children. Mi sono posta a loro, appunto, quando i ragazzi di Save the Children mi hanno detto: ecco, pensa a te che hai perso tutto. Quello è, perché i siriani comunque avevano tutto, avevano delle case confortevoli, pascoli, verde, e hanno lasciato da un giorno all'altro le loro case e si ritrovano in un deserto dove è difficile aprire gli occhi, è tutto bianco e molti bambini nascono lì e non hanno mai visto un colore. Insomma, sono tante le esperienze, sono grata comunque a Save the Children perché questo tipo di esperienza riempie moltissimo, ci si rende conto che stiamo facendo qualcosa nello stesso tempo che si può e si dovrebbe fare di più perché... Ricorda in particolare uno di questi bambini? Certo. Non ci vuole Farid, che a cui ho chiesto che cosa voleva fare da grande e lui mi ha detto che vuole fare il pilota ed era sulla sedia a rotelle perché non ha mai viaggiato in aereo e poi due bambine meravigliose a cui ho chiesto cosa volevano fare da grande e mi hanno detto le dottoresse perché vogliono guarire i bambini. Il conflitto in Siria ha colpito proprio i bambini, cioè i che risentono maggiormente di questo conflitto sono i bambini e quindi il futuro della Siria. Sì. Cosa si può fare? Beh, appunto in Siria tra l'altro c'erano ospedali importanti e loro avevano i loro vaccini, adesso i bambini muoiono di morbillo. Io quello che mi spaventa è che in realtà questa guerra non sta finendo, questa guerra non ha idea di finire e invece lì le persone che stanno lì pensano che andranno, hanno veramente la speranza che domani ritorneranno nella loro casa. Intanto quello che si può fare è sostenere delle onlus che veramente lì fanno un lavoro importante per la salute, per la scuola, per l'educazione, per l'igiene, ma insomma veramente appunto 100.000 profughi in 8 km, a 12 km dalla Siria, quindi comunque dove loro vedono il cielo di casa loro. Save the Children ha lanciato un video. Grazie, l'ultima grazie domanda. Stiamo iniziando. Scusate, ma il sindaco è arrivato. Stiamo iniziando, scusate. Oh, scusate. Ah, ecco. Grazie.
Sì, soprattutto quelle, poi anche sono state le progette io veramente Bene, bene, allora io direi che potremmo iniziare. Allora, grazie.